Negli ultimi giorni si è parlato tanto del servizio fotografico realizzato da Kim Kardashian per la rivista Paper. La compagnia di Kanye West, però, ha cose ben più serie a cui pensare. Come riporta The Independent, infatti, Kim Kardashian aveva intenzione di allargare la famiglia, adottando una bambina originaria della Thailandia. La piccola ha 13 anni e viene chiamata da tutti Pink. Il suo vero nome, però, è la Davanton Kead. L'incontro tra le due è avvenuto quest'estate, quando la donna ha visitato un orfanotrofio e si è ritrovata a giocare con Pink. Hanno dipinto le loro mani e le hanno impresse sul muro della struttura. Quando per la Kardashian è arrivato il momento di andare, la bambina ha voluto regalarle il braccialetto che indossava perché si ricordasse di lei. Questo gesto ha commosso Kim, che ha iniziato subito a valutare la possibilità di un'adozione. Così ha detto a sua madre: "Non riesco a smettere di pensare a lei. Ho detto a Kanye: questa bimba è così dolce e carina, mi piacerebbe tantissimo adottarla." La madre, però, ha pensato che la sua fosse una decisione avventata. Non puoi andare in un orfanotrofio, innamorarti di una bambina e portarla a casa con te come se stessi facendo shopping. Ti appassioni troppo alle cose. Non ci pensi. Sono certa che ci sono tante cose che potresti fare per rendere migliore la vita di quella bambina, anche senza portartela a casa. Kim Kardashian è rimasta ferma sulla sua decisione. Il no definitivo è arrivato proprio da parte di Pink. Come riportato dal Daily Mail, la bambina ha spiegato: "Quando ho scoperto che voleva adottarmi, tremavo. Ero così entusiasta. Sarebbe stato un grande cambiamento per la mia vita." Ha raccontato, poi, che non aveva idea di chi fosse Kim Kardashian quando l'ha vista per la prima volta. "Quando è arrivata, mi ha guardata e mi ha sorriso. C'è stata subito una connessione tra noi. Penso che sia davvero carina e che abbia una bella personalità. Ho pensato che fosse adorabile e mi è piaciuto davvero tanto conoscerla, mi è piaciuto anche andare in televisione." In realtà, Pink ha una madre. Si chiama Rose e abita in un villaggio poco distante, dove si occupa del suo fratellino. Ogni giorno si reca all'orfanotrofio per cucinare e aiutare gli altri 24 bambini che vivono lì. La donna ha dichiarato a Mail Online: "Mi sono sentita fiera di lei quando ho saputo che questa signora famosa voleva adottare Pink, ma allo stesso tempo non volevo che lei andasse via. È ancora giovane e mi sarebbe mancata tantissimo." Pink ha confermato: "Ho parlato con mia madre di Kim e lei mi ha detto: quando finirai la scuola e potrai badare a te stessa, ti darò il permesso di andare a vivere con Kim se lo vorrai, ma gli altri bambini che vivono qui sono come fratelli e sorelle per me e non posso lasciarli soli. Loro sono la mia famiglia e non posso lasciarli andarmene. Mi piacerebbe vedere Kim di nuovo un giorno, se possibile. Ma non solo Kim, mi piacerebbe incontrare anche suo marito e sua figlia. Mi piacerebbe conoscere tutta la famiglia." Chi se ne frega.